Allora Max, visto che è tanto tempo che non voli, sei rientrato dalla missione, quello che faremo oggi è un review delle ball phase. Iniziamo ovviamente dalla fase di decollo, poi ti darò un paio di ball phase da applicare in fase di decollo e dopodiché faremo il clearing delle ball phase, andiamo in volo, faremo altre ball phase in volo e dopodiché ci concentriamo magari su qualche emergenza un po' più subdola, come per esempio il tower shaft failure. Dopodiché, se vuoi vedere qualcosa in particolare, possiamo dedicarci a qualche manovra di specifica, manovra più specifica. Va bene. Per quanto riguarda il settaggio della cabina, è tutto standard, come se dovessi andare in volo. Quando sarai pronto, io ti toglierò dal freeze, tu inizi la tua corsa di decollo e da lì aspettati qualsiasi emergenza. Ovviamente applica la ball phase, in qualsiasi momento hai dei dubbi, mettiamo su freeze il sistema, ne parliamo, se hai delle domande e appunto poi verifichiamo la correttezza delle azioni. Intanto sappiamo benissimo che abbiamo due persone che stanno sempre vicino al velivolo. Una persona sarà il crucif, quindi il capo velivolo, ed è lui che gestirà tutte le operazioni dalla messa in moto del velivolo fino ad arrivare poi ai controlli finali, che sono quelli che si fanno proprio prima del decollo. E abbiamo poi un'altra persona che noi nominiamo come B-man, quindi come seconda persona, che è quella persona che aiuta, coadiuva il capo velivolo durante tutte le operazioni. Il capo velivolo e il B-man, durante le operazioni di messa in moto, si posizionano sulla parte posteriore del velivolo e avremo il capo velivolo che è in contatto con il pilota attraverso un cavo interfonico e delle cuffie, quindi ci sarà un contatto diretto con il pilota. E il B-man invece sarà di ausilio, sarà vicino all'estintore. L'estintore deve essere sempre presente vicino al velivolo per tutte quelle operazioni riguardanti soprattutto la messa in moto. Quindi quando la JFS si mette in moto, sapete che può essere generata una piccola fiammata, quella fiammata va tenuta sotto controllo e eventualmente se si dovesse prolungare per un tempo che supera il minuto, bisogna intervenire con l'estintore per spegnere quella fiamma. Il centro addestramento F16 è il luogo in cui vengono svolti tutti i corsi da specialista, quindi tutti i corsi per i sottufficiali che operano nel campo della manutenzione del velivolo F16. Abbiamo 16 corsi delle varie specialità, quindi si parte dai capi velivolo, dagli armieri, dal sistema pneumo hydraulics, dal sistema electrical, sistema di carburanti e diciamo, vari altri corsi in cui ogni specialista viene diciamo, qualificato, quindi sia con la parte teorica sia con la parte pratica. Quindi, se non ci sono domande, possiamo spostarci di là. Dovrebbe durare il tutto 30 minuti, dopodiché Va bene. abbiamo finito. Va bene. Ci vediamo fra un po', allora. Allenatore strumentale o PTT, Partial Task Trainer, è un ausilio molto valido per i piloti per simulare tutto ciò che in volo sarebbe molto più difficile da effettuare, come le emergenze o particolari tipi di missione dove è previsto il lancio di armamento. Le aree di pericolo principali del velivolo sono tre col velivolo in moto. Abbiamo la presa d'aria con un raggio d'azione di 25 feet, che è quello di sicurezza che noi utilizziamo, ed è il disegno che noi abbiamo a terra sul nostro piazzale. Poi, altra area di pericolo, i comandi di volo e il cono di e il cono di scarico. Quindi queste sono le tre aree di pericolo principali del velivolo, sempre considerando il velivolo in moto, quindi motore in moto, velivolo pienamente funzionante. I comandi di volo, soprattutto, abbiamo parlato di due superfici mobili che sono particolarmente pericolose per noi che
Quindi sono il Flatron e gli Stabilizer, perché sono le due superfici dove noi lavoriamo molto vicino e che sono molto basse e soprattutto sono molto veloci nei loro movimenti. Quindi quando noi andiamo ad operare vicino a queste superfici dobbiamo sempre porre la massima attenzione. Allora Max, quando sei pronto lo dici, iniziamo. Il motore è già su idle, è avviato. Ok. Va bene, sono pronto. Sei off grid. Brand 01 front tower di alte forteto. Wind 130-20. Brand 01 qui a forteto. Faccio un decolino a B. Sì. Motore nei limiti. Porta, porta, porta. Tower, Brandy 01 is aborting down the runway. I have a fire indication. Copy, Brandy 01. Fire tracks are on the way. Ok, Max, a questo punto lo saperesti? A questo punto adesso farei un abbandono rapido e quindi andrei avanti con la ball face, il total idle, Jeffy sotto. Le ho già fatte, quindi throttle off, sit safe, back it on its G-suit release per aprire il canopy e saltare fuori dall'aeroplano. La prima emergenza, fuoco durante la corsa di decollo, seppur una delle emergenze più gravi in quanto il velivolo in quella condizione è pieno di carburante, per cui è molto probabile un incendio o esplosione del mezzo stesso, in realtà richiede una risoluzione semplice come azioni effettuate dal pilota, nonostante il fattore tempo sia un fattore molto importante. Ecco perché sono state introdotte, durante appunto le fasi di addestramento, delle manovre che vengono chiamate bolt phase, dove il pilota muove le mani quasi seguendo un istinto meccanico per appunto ottimizzare i tempi e fare in modo che le azioni necessarie per risolvere l'emergenza vengono effettuate nel minor tempo possibile. Ok Max, quando sei pronto, Brandy 01, you're cleared for takeoff wind 130-20. Chi è for takeoff, Brandy 01? Motore nei limiti. Seconda emergenza invece risulta molto più subdola, dove è stata simulata una rottura meccanica di un particolare della scatola ingranaggi del motore, che crea una serie di problemi al motore, all'impianto idraulico e quindi richiede al pilota sì un'azione immediata, specialmente per rimettere in moto il motore che nel frattempo si è spento, ma soprattutto richiede un'azione di riconoscimento di quello che può essere stato l'emergenza, analizzando soltanto i sintomi che il velivolo, gli strumenti del velivolo forniscono al pilota. Tapone approach, Brandy 01. Brandy 01, tapone approach, go ahead. Tapone approach, Brandy 01, you have a frame out, I'm a engine flame out, trying to setting up the engine, coming back for effort. Copy, Brandy 01, the current emergency at 25. Turn left, heading 310. No traffic reported. It's the same tension but on final. And Bending 01, copy 310 on final will be full stop and we jump out of the aircraft as soon as possible. Bending 01, copy. And be advised if unable to get to the runway, we bail out on final. Okay, because
ricordi la quota minima al di sotto della quale 2000 piedi. Brandy 01 is passing 2.7, unable to have the engine started up, I will have to bail out. Copy, Brandy 01, if possible, go outside Marsala. Amendment to my previous, Brandy 01, my engine started up just now, I'm reporting over Marsala. Quando è venuto l'attesa, abbiamo detto che il pilota si avvale dei freni che sono montati sulle ruote del carrello principale per arrestare la corsa del velivolo stesso. Voi sapete benissimo che questo velivolo non ha inverter, quindi non ha un sistema che permette di invertire la spinta del motore e quindi di riuscire a fermare il velivolo grazie alla spinta invertita del motore, ma come ausilio per frenare ha soltanto i freni alle ruote e eventualmente anche gli aerofreni, gli speed brake. Tell me what we find in a plane or on a plane. We don't find the wings. Great, Andrea. Wings. Qui al centro addestramento F16 organizziamo, pianifichiamo e sosteniamo anche diversi corsi di inglese per tutto il personale specialista. L'inglese ormai è diventato col programma F16 basilare, la conoscenza dell'inglese è una prerogativa fondamentale per tutti gli specialisti, questo perché innanzitutto i manuali su cui gli specialisti studiano la propria materia sono interamente in lingua inglese. Tutti gli specialisti si interfacciano poi con i supervisor americani che sono presenti qui in base, e in più tutti i manuali tecnici del velivolo sono in lingua inglese, quindi risulta quanto mai indispensabile la conoscenza della lingua inglese per poter far volare in sicurezza il velivolo. And of course the engine. Of course, very important, the engine. Per quanto riguarda i freni, abbiamo visto che in caso di frenata troppo energica, quindi in caso di una frenata un pochettino più sostenuta da parte del pilota, anche se c'è la presenza di un sistema di antibloccaggio, quindi si chiama anti-skid, è un po' come l'ABS che noi troviamo sulle macchine ormai di nuova generazione. È un sistema di antibloccaggio, però in ogni caso il ceppo frenante viene notevolmente sollecitato. Se questo ceppo è sollecitato oltre una certa misura, si può surriscaldare, cioè l'attrito che viene, che c'è tra i dischi rotorici e i dischi statorici del ceppo stesso, ovviamente fa aumentare la temperatura di questi ceppi. Cosa può succedere? Se i ceppi sono troppo caldi, potrebbero causare una sovrappressione all'interno della gomma, proprio della gomma della ruota, e potrebbe verificarsi l'esplosione della ruota stessa. Quindi una situazione di potenziale pericolo per noi che andiamo ad operare vicino alle ruote. Allora, cos'è che dobbiamo fare prima ancora di andare ad installare i tacchi alle ruote? Prima di installare i tacchi dobbiamo visivamente controllare i ceppi freni, cioè guardiamo proprio ad occhio nudo, si va a vedere la parte interna della ruota, all'interno del cerchio, dove è installato il ceppo freno vero e proprio. Se i dischi del ceppo sono rossastri, proprio il colore rosso che si può generare per un eccessivo attrito, o se vediamo fuoriuscire del fumo bianco denso, quindi è qualcosa che ci evidenzia che praticamente ci potrebbero essere i ceppi surriscaldati, noi non andiamo ad installare tacchi alle ruote, bensì torniamo indietro e lo comunichiamo al capovelivolo che è davanti al velivolo.
In quel caso verrà intrapresa tutta un'azione che è già prevista dalle procedure di base, che prevede che il velivolo vada fuori dall'area di parcheggio perché non deve stare in prossimità di altri velivoli, non deve stare in prossimità di altre persone, cioè il personale che opera attorno al velivolo, se c'è una situazione di outbreaks, non è in sicura. Is this when the plane is leaving or when it's arriving? It's leaving. It's leaving. When it's leaving. Landing, what is arriving? A landing. Ma noi dobbiamo fare un segnale particolare? Sì, noi dobbiamo segnalarlo al capovelivolo. Non abbiamo nessun contatto, diciamo, vocale col capovelivolo, ma siamo a una certa distanza, perché il capovelivolo starà sempre davanti al velivolo, in contatto visivo con il pilota. Quindi chi sta chi ha verificato che effettivamente c'è una situazione di outbreak deve passare e toccarsi il tacco della scarpa, perché questo è il segnale convenzionale che indica a me capovelivolo che sto davanti al velivolo che c'è una situazione di outbreak. Io comunicherò al pilota, non avendo ancora il contatto interfonico, con lo stesso segnale convenzionale anch'io mi toccherò il tacco della scarpa, facendolo vedere al pilota che sta in cabina. Il pilota a quel punto conosce la procedura che deve seguire, sa che deve abbandonare l'area dove ci sono altre persone, quindi potenzialmente c'è del personale che non è in una condizione di sicurezza, e ci sono altri velivoli a fianco che potrebbero subire dei danni dall'eventuale esplosione della gomma, dall'eventuale esplosione del pneumatico. Quindi sa che deve abbandonare l'area e si recherà in un'area di sicurezza che già è predisposta. In ogni base c'è un'area predisposta a questo tipo di evenienze e si allontanerà e andrà in quell'area di parcheggio. Dopodiché verranno attivati gli antincendi, quindi loro sono quelli che devono intervenire eventualmente in caso di ceppi surriscaldati per tamponare un'eventuale situazione di incendio che si potrebbe generare da questo surriscaldamento. Per quanto tempo il velivolo deve sostare in questa nuova area designata appositamente? Allora, il tempo di sosta del velivolo in quest'area deve essere di almeno, si parla da un 45-60 minuti, però in realtà questi tempi possono essere notevolmente ridotti dall'intervento del personale antincendio. Il corso da crucif, ovvero il corso da capovelivolo, è il corso più versatile che abbiamo per quanto riguarda i corsi di specialista. Questo perché il crucif è l'ultimo anello di congiunzione tra la parte manutentiva e il pilota. È la persona che fisicamente manda in volo il velivolo, quindi che controlla durante il pre-flight che tutto sia ok per il volo e che controlla poi il velivolo anche durante il post-flight, cioè durante le fasi successive all'atterraggio. Il corso è strutturato in 5 settimane e diciamo il capovelivolo, quindi il crucif, chiaramente deve conoscere tutti gli apparati del velivolo, quindi in queste 5 settimane vengono trattati un po' tutti gli apparati del velivolo per poter far volare il pilota in sicurezza. Visto che maresciallo Bonafede aveva iniziato a parlare dell'olio e dell'impianto di lubrificazione, iniziamo proprio il review del motore dall'impianto di lubrificazione. Ovviamente l'impianto di lubrificazione è composto da un serbatoio dell'olio o il tank, da una pompa dell'olio inserita nella scatola di ingranaggi motore, da un filtro dell'olio, da uno scambiatore di calore che ora vedremo successivamente come funziona e da un manometro posto in cabina che dà indicazioni al pilota sulla pressione dell'olio in motore. What do they have to check when a plane is taking off? Yes, before that we engine run the engine, we do the sound check. You do or you have to do? We have to do sound check, yes. I moduli che compongono l'intero motore di questo velivolo. Il primo modulo sarebbe quello che della presa d'aria. Il secondo è quello che va dal quarto al tredicesimo stadio del compressore, compreso la camera di combustione. Poi ci troviamo il terzo modulo che è quello della turbina con tutto l'albero che comprende il compressore, all'interno del compressore. Il quarto modulo è il cono di scarico e il quinto modulo è la gearbox, quindi la scatola di ingranaggi. Is this correct? No. This is not
There is a word missing here. What? Does. Excellent. What does? Dopo che il sergente ci ha elencato i vari moduli che compongono il motore dell'F-16, li andremo ad analizzare uno per uno, iniziando dal primo, Inlet Fan Module. L'Inlet Fan Module è la prima parte del motore che andiamo a trovare. L'Inlet Fan è molto semplicemente una ventola, perché questo motore, essendo un turbofan, i primi stati del compressore sono dedicati ad aspirare l'aria più che a comprimerla, quindi ricopre più che altro la funzione di ventola ed è composto da tre stati. Viene chiamato compressore anche a bassa pressione. Nel primo stadio dell'inlet fan abbiamo la caratteristica che le prime palette statoriche sono ad incidenza variabile. Vuol dire che la parte posteriore della paletta si muove come un profilo alare per evitare lo stallo del motore. A seguire l'inlet fan module abbiamo il core engine module. Il core engine module comprende il compressore vero e proprio, che va dal quarto al tredicesimo stadio, e la camera di combustione anulare. Anche nel core engine module abbiamo delle palette ad incidenza variabile e si trovano esattamente al quarto e al quinto stadio del compressore. La camera di combustione è una camera di combustione anulare, fornita di 16 spruzzatori per il carburante e di due candelette d'accensione. Candelette d'accensione hanno una particolarità, che non vengono comandate dal pilota tramite nessun interruttore in cabina, ma vanno in automatico. Quando il motore raggiunge un certo regime e il pilota muove la manetta per, dalla posizione di cutoff, cioè dalla posizione di spento a quella di minimo, le candelette vanno in automatico e si rispengono di nuovo in automatico quando il motore raggiunge il minimo regime di sostentamento. Il terzo modulo è quello del Fan Drive Turbine. Comprende praticamente la turbina, composta da quattro stati, e l'albero di trasmissione che trasmette il moto dalla turbina al compressore. È un albero coassiale, quindi sono due alberi che girano uno concentrico dentro l'altro. L'aumentor module, che sarebbe il cono di scarico, l'ultima parte del motore, dotato alla fine di un cono a ogillo variabile, cioè l'ultima parte del motore si può aprire o chiudere, quindi in base alle condizioni di manetta e di spinta che richiede il pilota tramite la manetta. L'ultimo modulo è la scatola ingranaggi. Scatola ingranaggi, dove avevamo visto prima, troviamo la pompa dell'olio, la pompa del carburante, la pompa AB. L'ultima parte, che non è un modulo vero e proprio, è la scatola accessori, dove troviamo le due pompe idrauliche, il generatore da 40 kW, il generatore per i comandi di volo è calettata sempre nella scatola ingranaggi la GFS. GFS è un altro motorino a reazione sempre, a flusso inverso, che serve per la messa in moto del motore elettrico.